Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua per andare a parlare del nuovo Cooler Dokkan Fest in arrivo sulla versione Jap di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Detto questo, passiamo su Reddit e vediamo un attimino la carta. Alla veloce anche, perché comunque è molto semplice questa volta come carta. Allora, il nuovo Cooler Base Form, questo era il tweet di Dokkan Official, ragazzi. Con la nuova carta in più abbiamo anche il nuovo Thouser, o come lo volete chiamare, tipo in inglese è bellissimo il nome, Salza. Lasciamo perdere. Comunque, nuovo Cooler Dokkan Fest. Lo sapevamo già di questo. Allora, leader skill. Abbiamo una nuova category, Conquest of Terror, che però non se ne sa ancora niente. Speculazione time, tanto entra in gioco probabilmente stanotte, quindi domani ci saranno gli showcase. Però Conquest of Terror dovrebbero esserci una roba come i Frieza Cooler, tutti Cooler, forse anche Meta Cooler ci potrebbe essere. Ok, poi abbiamo probabilmente anche Baby, è uno che conquista, Tarless, probabilmente avremo anche Tarless. Altra roba però non è che ce n'è sta tanta, ok? Conquest of Terror è un po' difficile, no? Da capire che cosa sia, sono i Frieza più che altro. Bisogna vedere esattamente se sarà un copia e incolla, ok? Prima cosa. Però, oltre a questo, è anche un leader Transformation Boost! Finalmente! Basta quella leader schifosa di Boo! Finalmente abbiamo un nuovo leader Transformation Boost che ha un attimo di problemi nei link. Super Attack, Death Flasher, cause immense damage and lowers attack e death. Ok, ci sta, lowers attack e death, fa tankare tutti grazie al lowers attack. Ci sta, nulla di che, nulla da dire su questo, tanto la versione base ce ne sbattiamo della sua special perché comunque è dopo che OP. È quello. Allora, passiva, come base abbiamo un attack death 100% e in più è un buffer, doppio buffer. È un buffer, transformation boost, chi più 2 e attack death 30 quando c'è solo un nemico, un buffer conquest of terror, category ally, chi più 2, attack death 50 se ci sono due o più nemici, quindi è road, torneo, quelle cose lì, basta. È un attimo una rottura di balle per come la vedo, perché praticamente Conquest of Terror, che è la nuova categoria, non riceve il boost praticamente. Non abbiamo una road, non esiste la Super Battle Road Conquest of Terror, dove possiamo sfruttare la cosa. Esiste la Road Extreme, esiste la Road, ok, Transformation Boost, ma bisogna sperare che i Transformation Boost siano anche category... Ok, un po' di problemi, ma va bene, accettiamo la cosa perché almeno in Transformation Boost abbiamo finalmente un leader che anche se gira non è inutile, vero Bu? Come avevo detto ieri nel video di Golden Cooler, ragazzi, che trovate qua sopra, questo è Bu, ok, nella mano Bu, là c'è il cestino che è Baba, addio, finalmente, Bu ha avuto una vita difficile. Una vita di no link, una vita di essere inutile. Finalmente non è più così, il Transformation Boost ha un leader che almeno dà quel key più 2. E dà quel key che è meglio dello 0 che dava prima, ok? E a prescindere comunque abbiamo comunque un attack death migliore di prima. Detto questo, quando si trasforma, ma prima anche i link in realtà, sì, è meglio parlare dei link. Strongest Clan in the Space, linka con i Frieza. Thirst for Conquest, link con i Frieza e credo Tarless, una roba del genere. Big Bad Bosses, link con tutti i cattivi. Brutal Beatdown, ok, link con abbastanza cattivi. Metamorphosis, che link è brutto. Universe Most Malevolent, link con tutti i Frieza. First Battle. Ecco qua un attimo la rottura, ragazzi. Un attimo la rottura. Abbiamo quei bei link che fondamentalmente in Transformation Boost non c'entrano né merita. Grazie. Però almeno è un buffer di passiva. Quindi non ha tutti sti gran problemi. Da comunque quel key più 2 parte ad 8 e siamo a posto. Non è difficile. Si può giocare. Ok. I link però fanno un pochino schifo per quello che è lui. Un buffer.
Oltre a questo, l'active skill, che funziona con le solite limitazioni, perché se non mettiamo le limitazioni non siamo felici. Able, si può usare dal terzo turno se c'è un pure Saiyan o un hybrid Saiyan. Buona come cosa, perché la maggior parte degli eventi hanno o un pure o un hybrid, quindi saremmo all'incirca sul 70% degli event, ci sta per l'amor di Dio. Ma la volta che non andiamo contro uno di quelle due categorie, abbiamo al sesto turno. Al sesto turno si può trasformare e deve esserci un solo nemico, attenzione, un solo nemico. Ovviamente questa è un active skill, non è una trasformazione che si trasforma al terzo turno se c'è un pure, oppure si trasforma al sesto e basta. No, abbiamo un active skill, quindi possiamo decidere se giocarlo in versione buffer o in versione mega DPS. Mega DPS, perché cavolo, quando si trasforma è OP. Allora, con Cooler Final Form abbiamo un Raises Attack infinito, quindi stacca attacco, e causa immense damage con greatly lowers death. A posto. Passiva! Oh mio Dio, Cooler! Chi più 3 attack death 180%, crit... prima no, l'additional con medium chance di diventare una special e performa critical hit se c'è un pure o un hybrid. Oh! Mamma mia! Mamma mia, Cooler! Cooler Final Form è veramente grosso, soprattutto perché comunque ha un rage esatta. Ora, difensivamente non è tanto 180% death. Non avrà talmente troppa difesa da resistere ai colpi di Migatte STR e Migatte Int, ok? Però ha comunque quel Raises Attack, ha quel crit garantito contro un Goku Ultra Istinto, ha quel crit garantito contro il Gohan della History, eccetera, eccetera. Ci siamo capiti un attimino? Quando si trasforma è bello forte, però il gioco ci lascia finalmente la decisione di tenerlo trasformato e quindi abbiamo più danni, oppure... non trasformarlo e far girare meglio il team. Ragazzi, questo era Cooler. È una buona carta. La proviamo appena esce, ragazzi, perché voglio vedere esattamente soprattutto il Final Form. Non mi interessa più di tanto il buffer. Ok, il buffer è il buffer, però mi interessa soprattutto il Final Form. Voglio vedere cosa riesce a fare. Detto questo, abbiamo ora Towser, Salza, mamma mia il nome. Leader skill abbiamo la Baby, Conquest of Terror, 120% agli HP, Attack Death e 3 Key. Super Attack abbiamo Supreme Damage, Lowers Attack Death. Infine la passiva, abbiamo come passiva Attack Death 30% per ogni Conquest of Terror Category Ally. E se c'è un alleato di nome Cooler, performa due additional attack con low chance è brutto, di diventare una special attack, ragazzi. Questo era anche Salza, Towser, come lo vogliamo chiamare, i link sono comunque abbastanza meh. Cooler's Armored Squadron, Cooler's Underling, Loyalty, col Judgment, Shocking Speed, Brainiac, Fierce Battle, non sono tutta sta roba, anzi, non linka nemmeno con Cooler, cioè, ragazzi, non linka nemmeno con Cooler sta carta, quindi peccato. Ha comunque Conquest e Joint Forces, carina, va bene, ci sta. Peccato, peccato un attimino per questo Towser. Poteva essere un pochino più carino con i link, perché la carta in sé è anche carina, però peccato un attimino. Va bene, ragazzi, queste erano tutte e due le carte nuove. Appena escono in game ci sarà lo showcase, ragazzi. Io vi ricordo che qua sopra trovate il video delle special attack, sia della carta di Cooler nuovo che di Towser, ragazzi. Andate a dare un'occhiata. Io vi ricordo solamente di lasciare tanti bei like. Ovviamente, se siete nuovi sul canale, considerate anche l'iscrizione. E ragazzi, ditemi la vostra su queste carte. Come sempre, io vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook, Instagram e Twitter. Tutti i link li trovate sotto in descrizione. E ragazzi, vi ricordo che sono in live quasi ogni sera alle 21 sul canale Twitch. Vi aspetto. Link in descrizione anche per quello, mettete il follow. Detto questo, noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.